Benvenuti alla prima puntata di Volley, la trasmissione sportiva del venerdì interamente dedicata al mondo della pallavolo. Analizzeremo risultati, classifiche, ma punteremo anche l'attenzione sui protagonisti. Infatti in questa prima puntata abbiamo ospite Daniela Cardile, rappresentante e dirigente del settore giovanile della Team Volley Messina. Benvenuta Daniela. Grazie e buonasera. Con te voglio iniziare parlando appunto della vostra storica società. Inizierete questa stagione 24-25 con tante squadre che saranno in tanti campionati, dalla Serie D alla Serie C, ma anche quelli giovanili. Abbastanza. Abbiamo le squadre Under 12 femminile, Under 13 femminile, Under 14, due Under 16, di cui una sarà Team Volley e una Pallavolo Messina, due Under 18, una seconda divisione, una Serie D, una Serie C femminile. E poi abbiamo anche il settore maschile, che abbiamo Under 13, Under 15, Under 17, Under 19 e Serie C maschile. Quindi insomma coprite una vasta area. Ci diamo da fare. Questa società è nata nel 2016 16. Dalla fusione del Savio e della Pallavolo Messina. Sì, è andata per alcuni anni, poi per problemi vari e si è sciolta e quindi è iniziata la Team Volley e siamo arrivati fino a qui. Abbiamo iniziato da piccoli, siamo cresciuti facendo divertire dai piccoli e poi man mano andando avanti. Tu come responsabile appunto del settore giovanile, come organizzate questi turni anche di allenamenti? Perché sono tantissime le squadre, come abbiamo detto, e quindi ci sono anche delle turnazioni da seguire. Certo. L'organizzazione è molto complessa. Allora, naturalmente ogni squadra ha tre allenamenti a settimana, tranne i piccoli che ne fanno due a settimana. E naturalmente le Under 12, che sono le ragazzine, iniziano nei primi turni, quindi vanno dalle 2:30 alle 4:00. E a seguire vanno tutte le altre under giovanili, mentre diamo spazio ai più grandi la sera. Voi anche, oltre che allenarvi alla palestra Juvara, vi allenate anche all'interno delle scuole, proprio per creare anche una sinergia con gli istituti scolastici. Sì, siamo anche al Paratraguzzi, abbiamo tre turni lì, dove ci va il settore maschile under 13, under 15. E poi siamo anche al Maiorana, che da un paio di anni ci hanno la possibilità di allenarci lì e soffrire della palestra. In tutto quindi quanto siete tra prima squadra, giovanili, quanti sono i tesserati? Allora, ancora i numeri effettivi definitivi non ce l'abbiamo, in quanto ancora arrivano delle iscrizioni e quindi... Ma abbiamo già superato i ben 250. Quindi una buonissima partecipazione, sì. la società deve più essere... Più naturalmente tutti gli allenatori, tutti i dirigenti. Tutto lo staff tecnico, sì. Certamente. Voi quindi vi allenate in queste palestre, però la vostra casa principale è la palestra Juvara. Sappiamo che ci sono dei problemini dal punto di vista... diciamo strutturale, soprattutto quando piove, quando c'è maltempo. È purtroppo sì, anche perché la palestra ormai ha i suoi 50 anni, quindi se non va curato come qualsiasi cosa i problemi aumentano, però abbiamo sempre vicino il comune che adesso provvederà, ci hanno detto che provvederà nell'anno successivo. Fino all'altro giorno con me in palestra c'era anche il responsabile Francesco Giorgio, dove abbiamo fatto un giro, lui ha scritto un bel po' di cose che bisogna risistemare, quindi abbiamo fiducia in loro ci stanno vicino e quindi anche incrociamo le dita. Sicuramente lo faremo anche noi per voi. Grazie. Ieri si è tenuta anche una conferenza stampa al comune per quanto riguarda appunto gli impianti sportivi, le varie ristrutturazioni, i vari interventi da fare. Sì. E speriamo che arrivino fondi anche per questa palestra cittadina, che anche ha una grande storia.
abbiamo bisogno di spazi. Passiamo ora alle categorie, diciamo, superiori, ai professionisti. Questa squadra femminile che è stata ripescata è andata appunto dalla Serie D alla Serie C. Sì. Parteciperà insieme, abbiamo detto, alla squadra maschile alla girone B del campionato. Sì. Le ragazze ci sono, abbiamo inserito nella Serie C due ragazze che l'anno scorso hanno affrontato l'Under 18 e Prima Divisione. Quindi sono state inserite in questa nuova avventura e poi abbiamo tutti altri ragazzi che sempre che arrivano dal vivaio giovanile che sono nella Serie C maschile e poi abbiamo anche la Serie D che era Prima Divisione che adesso farà la Serie D Pallavolo Messina. La Pallavolo Messina, diciamo, è una vostra costola, una vostra sì. società satellite, possiamo sì, definirla sì, così. Sì, ci lavoriamo insieme e cerchiamo anche di dare possibilità alle ragazze, visto anche il numero, di poter farle giocare e fare più tornei. Ecco, tu hai parlato di ragazzi che sono passati dal settore giovanile alla prima squadra, quindi questo settore giovanile viene usato anche come una fucina per questi per i ragazzi, per poter creare e crescere appunto nuovi sì. talenti per sì. la prima squadra. Sì, vedere queste ragazzine che arrivano in palestra piccoli e poi pian piano arrivare a giocare in una Serie C per noi è anche una soddisfazione. Anche una soddisfazione giustamente per loro, per il lavoro, per l'impegno che ogni giorno è costante, anche con lo studio, conciliare anche con lo studio e via. Quindi questo è anche un impegno sociale per la vostra, sì. per la vostra società, anche per, possiamo dire, far vivere una vita sana e crescere con dei sani principi attraverso sì, lo sport. Ovvio, la palestra porta a questo, a far rispettare tante di quelle regole che magari stando per strada non ne hai e quindi anche a socializzare, e formare squadre, stare insieme. E, la sera si riuniscono, vanno anche a mangiare fuori, quindi per noi questa è una grande soddisfazione. Tornando alle squadre principali, quali sono i progetti, gli obiettivi di queste formazioni, sia della maschile che della femminile? Penso siano diversi anche a seconda del loro passato, sì. possiamo definirlo così? Beh, si va ad affrontare il campionato, naturalmente ci saranno delle difficoltà, magari ci sarà una squadra un po' più forte e quindi bisogna impegnarsi di più, che no, ai ragazzi non manca questa voglia. E, poi si vedrà, quando si scende in campo, il campo decide. Queste prime partite una squadra riposerà mentre l'altra andrà in trasferta a Via Grande? Sì. Sì, la Serie C femminile riposa, quindi avrà un'altra settimana in più, mentre i maschietti andranno in quelle di Via Grande. In Via Grande, dove si dovrà affrontare questa squadra e questo inizio. Anche la femminile, ricordiamo, riposa, però poi settimana prossima andrà sì. in trasferta, sì. quindi anche per la femminile inizia, diciamo, un po' in salita in quanto non con il pubblico di casa. Sì. Purtroppo sì, ma vabbè, siamo abituati, si inizia via, si parte. Si parte e speriamo che questo campionato vada bene. Si sa, si scende in campo sì, per vincere, però ci possono stare sempre qualche difficoltà e poi pian piano, tanto il percorso è lungo, quindi gli allenatori sono bravi da poter poi gestire durante la settimana. Daniela, voglio chiudere con questa domanda. Tu, come responsabile del settore giovanile, appunto che stai a contatto con i ragazzi, quale messaggio vuoi dare alle famiglie e anche ai ragazzi per avvicinarsi a questo sport? Ma alle ragazzi ci vuole tanta passione, sacrifici e passione.
bisogna innamorarsi dello sport, bisogna saper stare e condividere con gli altri. E i genitori devono avere fiducia negli allenatori, nel lavoro che fanno gli allenatori, ed essere contenti del percorso che fanno i figli. Se i figli sono contenti, loro devono essere contenti. Sicuramente sarà così, è un percorso comune tra sì. società, formazioni e poi anche allenatori soprattutto che li seguono e i ragazzi sì. stessi che devono mettere la loro volontà. Sì. Chiudiamo questa puntata di volley riepilogando il prossimo turno appunto delle due società. Partiamo dalla maschile, dalla squadra maschile che appunto sarà in quel di Via Grande, ma riepiloghiamo con la Ionica Volley Santa Teresa che sarà contro il Giavippe Dara Volley, i sistemi a divenire Via Grande contro la Team Volley Messina, come abbiamo già detto, gruppo sportivo il Gabbiano contro la SD Paterno Volley, la SD Volley Agira contro il Giare New Image, il Volley Gera contro la VMAC Volley Modica. Passiamo alla formazione femminile, alla Serie C, sempre del girone B, con la Team Volley Catania che sarà contro la Mando Volley, la SD Volley 96 contro SD Liberamente AC Catena, Pallavolo Oliveri contro Golden Volley AC Catena, Polisportiva Nino Romano contro Messina Volley e chiude SSD Unime contro Pallavolo Zafferana, riposa appunto la Team Volley Messina. Vi ringraziamo per averci seguito, ringrazio la nostra ospite Daniela Cardile e vi do appuntamento al prossimo venerdì.